Devi venire più spesso, niente. Allora, i buchi per l'impalcatura li abbiamo già visti. Cosa c'è da dire su quest'abside per i pochi che stanno ascoltando? Se andiamo dall'alto vediamo che c'è, vedete che c'è quelle due, quella linea, poi sotto una linea di mattoni e poi una serie di interruzioni. Quella si chiama fregio a sega, si chiama così. Se scendete un po' sotto ci sono delle finestrelle che si chiamano fornici e hanno sopra una cosa che spunta in fuori, che viene chiamata sopracciglio. Sopracciglio? Sopracciglio, perché sta sopra il ciglio. Quelle finestrellate. Sì, sì, possiamo vedere. Se aprite il libro a pagina 49, ve lo faccio vedere meglio. Tu, multimediale. Aspetta. Arriva. Non spiego più niente. No, io non ripeto, Paganino non ripeto. Allora, puoi inquadrare qui che è più semplice. Allora, queste sono le fornici o fornici, sinceramente non lo so. Vedete che questa è la c'è una cosa sopra che spunta in fuori. Questa qua viene chiamato sopra, viene chiamato sopracciglio, perché come il nostro sopracciglio sporge fuori. Questa è la, questa cosa seghettata si chiama fregio a sega, si chiama così, non l'ho inventato io. Questi buchi che vi ho fatto vedere per le impalcature, questa è una lesena, perché è una colonna decorativa, non ha funzione strutturale. Un'altra particolarità, sono questi, ecco, questi mattoni. Vedete questi mattoni che seguono? Tra l'altro io ero in Sant'Ambrogio, ci sono anche lì. Quindi è una cosa. I romani costruivano così. Eh sì, sì, opus spicatum o opera spicata. Spina di pesce. Allora, naturalmente il libro non spiega queste cose. Sono cose secondarie, no? Ma chi si perde a dire ma chi è che avrà fatto questa abside? Però io vi segnalo che alla chiesa di San Pietro, la chiesa vecchia oramai non più usata perché hanno anche fatto gli scavi, hanno trovato una villa romana precedente, a Cornaredo, questa cosa è stata fatta con dei mattoni riutilizzati. Quindi in queste zone si usava a riutilizzare. Se andate a San Lorenzo, un esperto magari può accorgersi se qualche pietra veniva dal Colosseo, dall'anfiteatro che stava di vicino. Quindi può darsi che siano state riutilizzate, può darsi che siano state fatte apposta per fare un po' di decorazione, che magari adesso è meno chiara perché sono passate. Comunque è vero, è una cosa di origine romana. E già che ci siamo, vi segnalo che qui c'è il campanile del 1209, è stato costruito tra il 1297 e il 1309. E c'è poco da dire, è fatto in mattoni, con buchetti anche lui, perché siamo, è una cosa, credo che fino per parecchi secoli la tecnica dei buchetti è stata usata. E così abbiamo finito le riprese esterne.